Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con PJ650 come Palermo Jolly 650, un prodotto di Sony, fascia consumer, pensato per chi vuole una camera dalla qualità buona, vuole avere anche magari una fotocamera sempre con sé, portandosi appresso solo un prodotto e spendendo circa 700 euro. Per quanto riguarda la ricerca del prezzo, come specifichiamo in altre occasioni, formobiles.info vi offre una stima basandosi sulla media dei prezzi visti online al momento della recensione. Se la recensione la vedete magari tra una settimana, tra un mese, tra un anno, il prezzo potrebbe essere quasi certamente inferiore. Per quanto riguarda la media dei prezzi che appunto troviamo noi, ci riferiamo ai principali store online, per esempio Amazon, eBay, diverse altre catene. Per quanto riguarda i prezzi trovati da noi, ovviamente poi facciamo una media. La media in questo caso è circa 720-730 euro, un pelo sopra i 700 euro, per capirci. Quindi per questa cifra voi vi portate a casa una camera compatta. Vediamo di farvi un confronto dimensionale. Immaginate appunto la mia mano inserita all'interno della cinghietta. Come potete apprezzare, ciò che rimane fuori dall'impugnatura essenzialmente è la zona microfono. Zona microfono che vi concede un audio 5.1 canale. Per quanto riguarda la capacità quindi di trasporto è assolutamente buona, la cinghietta ovviamente è regolabile, all'interno della cinghietta ci abbiamo anche la presa USB per collegare per esempio in maniera geniale, devo essere sincero, questa cosa a me piace parecchio, perché vi agevola per esempio nel non dovervi ricordare di portarvi appunto presso un cavettino USB e attaccate il USB a una porta del computer, per esempio il vostro notebook, e il tutto funziona. Sì, è chiaro, funziona anche con i fissi all-in-one, eccetera, basta una presa USB. Per quanto riguarda il prodotto in questione, vi portate a casa una fotocamera in grado di gestire scatti da 20 megapixel, 20,4 per essere precisi, e una sezione video in grado di coprire le necessità fino al 1080p50. Prendendo quindi il caso migliore, 1080p50 con 20 megapixel di foto, avete essenzialmente una camera che in modo tascabile, perché come potete apprezzare è assolutamente di dimensioni contenute, vi garantisce un ottimo risultato per quanto riguarda la ripresa del nipotino che fa la festa di compleanno, della tipa che gioca in piscina. Noi prendiamo sempre questi esempi perché sono piuttosto generici, tuttavia lo scenario di utilizzo può essere tranquillamente adattato. Tanto che nella parte frontale noi ci troviamo un mirino elettronico in grado di essere esteso, vediamo di riuscire a estenderlo per esempio con una sola mano. Non solo riusciamo a estenderlo, ma riusciamo anche a inclinarlo verso l'alto. In questo modo facciamo adesso un focus sull'hardware. Per quanto riguarda la camera in questione, già nella parte superiore notate la dicitura GPS. GPS vi ricorda il fatto che questa macchina può avere la capacità discrezionale di georeferenziare i prodotti. In questo modo, se volete per esempio geotaggare le vostre foto perché volete condividerle su diversi social network disponibili che accettano il geotag, quindi la foto viene fatta, che ne so, in Piazza Duomo a Milano e le informazioni GPS di Piazza Duomo a Milano vengono salvate sulla foto. Voi caricate la foto viene automaticamente posizionata sulla mappa. Ad alcuni può far comodo, ad altri meno. Detto questo, la macchina può essere abilitata o meno alla memorizzazione appunto del settore geografico nel quale vi trovate. A portata di mano ovviamente anche il tasto per effettuare foto, lo zoom, la modalità. Premendo il pulsante, voi passate dalla modalità foto alla modalità video in veramente un secondo. C'è tempo di premere il pulsante e switcha le due modalità. Per quanto riguarda la parte superiore abbiamo anche il mirino estensibile. Possiamo quindi procedere, per esempio, vediamo se riusciamo addirittura a farlo con una mano. Sì, vedete, se ne esce. In questo modo io posso accendere la mia camera, ovviamente senza utilizzare il display. Posso inclinare verso l'alto il mio mirino elettronico, forse così, ecco, lo apprezzate davvero bene. Per quanto riguarda quindi il tutto, potete apprezzare come sia facilmente gestibile.
Il tutto ovviamente viene ad essere facilmente gestito anche dal tasto laterale, si trova qui, adesso ruotiamo la camera, ve lo facciamo vedere a brevissimo, per appunto la selezione per esempio della memoria, dell'accensione, quant'altro. Sempre nella parte superiore troviamo il microfono, microfono 5.1, facilmente utilizzabile e impiegabile quindi nel quotidiano. Diamo quindi un'occhiata alla parte laterale. Come potete apprezzare abbiamo essenzialmente quattro pulsanti, light, luce, projector per quanto riguarda il proiettore frontale, il tasto play posto tra i due che serve praticamente per eseguire i media che avete realizzato, un paio di porte per quanto riguarda la connessione con il vostro sistema, per esempio il vostro sistema multimediale, lettore di schede, in questo caso appunto vuoto perché abbiamo utilizzato per registrare la memoria integrata, e il tasto power. Per quanto riguarda la parte superiore, quindi ciò che normalmente le altre persone riescono ad andare a vedere della vostra camera, concentriamoci un attimo sull'ottica. Vedete, in questo momento io ho la stabilizzazione attiva, ossia lo steady shot attivato. Come potete apprezzare, man mano che io sposto la mia camera, l'obiettivo non è saldamente ancorato allo chassis. In questo modo, mantenendo appunto questa mobilità, voi fissate la lente per capirci e per riuscire a spiegarvi in maniera facile insomma come avviene tutto questo, il fatto di avere praticamente un sistema di stabilizzazione in una camera così compatta, tutto sommato valido perché il risultato finale estetico è assolutamente buono, è un pregio da tenere in considerazione perché realizza appunto filmati decisamente interessanti. Già che ci siamo, vi facciamo vedere anche lo spazio per il proiettore, vedete, projector, HD, eccetera, eccetera, poi le altre sono informazioni che vengono inserite un po' per marketing, un po', insomma, perché così Sony riesce a ricordarvi le specifiche tecniche fondamentali della camera. Come potete apprezzare, avete anche la finestrella del proiettore. Passiamo a questo punto a vedere la parte inferiore. Come potete apprezzare, abbiamo la possibilità di montare il tutto su un treppiede. Slot della batteria, come visibile, riesce ad essere facilmente liberato semplicemente tirando una leva e facendo slittare, scorrere il pacco batteria. Rotella di selezione, così dovrebbe essere anche visibile il fatto che gira. Per quanto riguarda per esempio la messa a fuoco in modalità manuale, ma appunto la rotella poi è selezionabile a piacere, in questo modo se per esempio volete dare effetti particolari al vostro girato potete tranquillamente farlo. Per quanto riguarda il lato dell'impugnatura abbiamo un paio di ingressi, per esempio audio, microfono, cuffie, come anche abbiamo il multi a disposizione, in questo modo ovviamente protetto da sportellino, sia chiaro, vedete. Il tutto scorre davvero con estrema semplicità. Buona anche la finitura superficiale, vi dà un buon grip. E il cavettino USB, appunto, inserito nella cinghietta. Per quanto riguarda invece la parte che vedrete più spesso voi, ossia la parte, diciamo, posteriore, oggettivamente, della camera, troverete il tasto REC, facilmente a portata di pollice, davvero comodo, e la porta di alimentazione. In questo modo, per esempio, potete caricare la batteria inserendo lo spinotto dell'alimentatore e continuando a utilizzare la vostra camera. A questo punto vi faccio vedere anche la sezione dedicata alla gestione vera e propria del contenuto della camera. Come potete apprezzare, qui ci sono alcuni dei contenuti da noi realizzati. Abbiamo realizzato delle foto a una pinza, dei panini, delle pizzette. Vedete come il tutto riesce a fluire in modo comodo. Posso appunto selezionare il contenuto che mi piace di più, posso andare per esempio ad approfondire, che ne so, un fiore, e posso quindi andarlo ad apprezzare con ovvia facilità. Per quanto riguarda ovviamente l'apprezzare il sistema che voi andate a gestire attraverso l'obiettivo, che potrebbe essere un sistema basato sui fiori, sul cibo, sulle persone, su oggetti di tecnologia, come per esempio gestiamo noi con le camere, va diciamo a piacere. Viene ovviamente a essere comodamente gestibile anche da un punto di vista della qualità
in termini di velocità, per esempio, di trasferimento. Potete quindi selezionare la qualità di vostro interesse quanto a definizione della registrazione oppure la risoluzione delle foto, e velocemente le stesse riescono ad essere, per esempio, salvate sul vostro computer. Vi facciamo vedere anche il proiettore integrato. Vediamo adesso di selezionare il tutto, il proiettore ovviamente è già stato attivato, vediamo adesso di alzare al fine di farvi vedere il tutto proiettato, per esempio, sul nostro sistema. Così dovrebbe essere a fuoco anche per voi. Vediamo di zoomare indietro, come potete apprezzare, man mano che io mi allontano dalla mia superficie con la camera, riesco appunto a gestire la mia immagine. Risulta ovvio che, come in questo caso noi appunto stiamo mostrando il proiettore in funzione, sia possibile comunque vedere le vostre immagini, i vostri scatti con assoluta facilità, per esempio su una parete bianca. In questo caso ci veniva comodo proiettarlo direttamente nella stessa zona dove abbiamo effettuato il resto di questa video review. Per quanto riguarda la gestione della lente, la trovate nella parte superiore, forse in questo caso era necessario accendere la luce, la trovate appunto nella parte superiore, quindi io attraverso una semplicissima ghiera posso andare a gestire il mio proiettore, tocco lo schermo, il proiettore si disattiva e torno appunto alla mia immagine di poco fa. Per quanto riguarda il menu, assolutamente gestibile, potete per esempio impostare il modo di ripresa, torniamo a zoomare un attimo così forse lo apprezzate al meglio. Gestione ripresa microfono. Vedete, avete un menu completo, esattamente per quanto riguarda, esattamente la stessa cosa, per quanto riguarda la gestione della qualità d'immagine. Possiamo ovviamente attivare la modalità fotografica o video, vedete in questo caso veniamo agevolati nella compressione e nell'utilizzo dall'immagine appunto della fotocamera o del filmato, vedete come io poi posso passare per esempio a selezionare la dimensione dell'immagine, quindi posso andare per esempio a gestire la mia risoluzione della foto essenzialmente, come posso cambiare, come vedete, semplicemente selezionando una televideo, si attivano quelle opzioni prima nascoste, come per esempio la frequenza quadro, in questo caso abbiamo 50p selezionato perché abbiamo fatto una comparativa con la Action Camera AS15, come Ancona Savona 1.5, già pubblicata online. Tuttavia avete anche altre qualità come 50i e 25p, abbiamo fatto un filmato dimostrativo essenzialmente per livello qualitativo, sono pubblicati come le immagini straight out of the camera, senza ovviamente metterci mano da parte nostra, vi si invita ad andarveli a vedere così da capire in prima persona che qualità questa camera vi garantisce. Avete la funzione di riproduzione, la modifica copia o le impostazioni, quindi il setup vero e proprio della macchina. Potete selezionare il tipo di supporto, in questo caso memoria interna, tuttavia potreste tranquillamente inserire una SDXC o una micro SD che si indicava all'inizio del presente filmato e cambiare la selezione del vostro supporto di memorizzazione. Potete comunque formattarla, eventualmente fare una riparazione del database. Io adesso scorro velocemente, eventualmente mettete in pausa se vi interessa leggere qualcosa, in modo tale da permettermi di realizzare un filmato compatto. Avete la gestione per quanto riguarda il risparmio energetico, avete la gestione dello stabilizzatore, io consiglio spassionatamente di utilizzare lo SteadyShot se appunto state registrando magari con lo zoom parzialmente esteso, giusto per fare un caso piuttosto comune, almeno stando alla mia esperienza, lo SteadyShot lo andrete ad apprezzare parecchio perché l'immagine sarà appunto più pulita rispetto ad averlo disattivato. È un sistema di stabilizzazione, come abbiamo fatto vedere poco fa, che rende appunto l'ottica flottante e il filmato decisamente godibile. Come potete apprezzare, avete anche una sorta di animazione per quanto riguarda
il microfono per capire un attimino cosa sta registrando, indicazione della batteria, indicazione fondamentale per esempio se sta aspettando un comando, in questo caso in attesa, oppure se sta REC registrando, e il tutto, come potete apprezzare, beh, è abbastanza utilizzabile da i neofiti, non ci sono ecco particolari controindicazioni, quindi se anche siete alle prime armi ma volete partire già con una camera di buon livello per creare filmati, video, clip, fotografiche di qualità per ricordare, diciamo, con ottima soddisfazione i vostri avvenimenti, i vostri cari, insomma, il vostro contesto, questa camera può darvi davvero delle buone soddisfazioni. Per quanto riguarda appunto la facilità di utilizzo, vedete touchscreen, quindi io posso semplicemente centrare i menu. Lo schermo è comunque discretamente comodo da utilizzarsi, risponde anche discretamente bene. Come vedete, io vado a selezionare il menu, come vado a selezionare le voci, come vado a selezionare lo scorrimento del menu, e il tutto gira. Per quanto riguarda lo sportellino laterale che vi abbiamo fatto vedere, ovviamente si può chiudere. Come potete apprezzare, in questa posizione lo sportellino è chiuso, quindi non vi rimane perennemente aperto. Per quanto riguarda quindi la camera in questione, abbiamo concluso questo tour sulle capacità tecniche della PJ650, lo farei finire così. Questa Palermo Jolly 650 di Sony quindi riesce a soddisfare le aspettative che avevamo al tempo della lettura della scheda tecnica e nel momento in cui si ipotizzava appunto un impiego di fascia medio-alta, sì, si può classificare così, possiamo tranquillamente affermare che questa camcorder sia in grado di dare un'ottima risposta, è ovviamente compatibile con eventuali faretti esterni, con eventuali treppiedi, con eventuali accessori extra che appunto possono magari caratterizzare un utilizzo un attimo più avanzato, è dotata anche di luce frontale, posta qui, e gestibile in maniera autonoma, quindi per esempio durante un video potete accenderla o spegnerla in totale facilità. Detto ciò, non credo francamente serva aggiungere altro, vi abbiamo spiegato un attimino come funziona, abbiamo fatto vedere un attimo come ragiona a livello di software, vi abbiamo reso disponibili sia foto che video gestiti e registrati appunto da questa camera, vi abbiamo indicato il prezzo, vi abbiamo indicato appunto le principali caratteristiche e chiudiamo con il rammentarvi per esempio sul mirino la possibilità di regolazione attraverso questa rotellina della messa a fuoco, esattamente come questa ghiera è quella necessaria per mettere a fuoco l'immagine proiettata. Ora è davvero tutto. Se ad ogni modo vi restano dubbi, domande e curiosità, noi siamo a vostra disposizione come sempre. Vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e tutti i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo sulle principali piattaforme, li abbiamo elencati in fondo al video. Se ancora non ci seguite, iscrivetevi in massa. Ora è davvero tutto. Grazie, ci si vede online. A presto, da Giuseppe Ragazzino.